Quindi c'è, diciamo, una prima parte di inquadramento generale curata dal dottor Astorri del servizio rischio industriale e poi una parte appunto più esplicativa e di dettaglio sui due applicativi che sarà curata dall'ingegner Ciattoni e dalla dottoressa Pellegrini del servizio invece informatico di ISPRA. Passo la parola al dottor Astorri. Grazie. Io in pratica ripercorrerò un po' già quello che è stato detto per inquadrare un po' più in dettaglio dal punto di vista veramente normativo, ma anche dal punto di vista di quelle che sono state le attività dell'ISPRA per la predisposizione e l'implementazione di questi applicativi. Diciamo che i sistemi di acquisizione dei dati relativi alle notifiche inviate dai gestori sono partiti appunto, come già era stato detto, nel 95 con della collaborazione appunto con il Ministero dell'Ambiente, dove le informazioni venivano acquisite man mano che venivano inviate dai gestori, ovviamente in formato cartaceo, in un foglio Excel. Dopodiché, e questo appunto per far fronte a una richiesta, a una precisa esigenza normativa che veniva addirittura dalla legge 61/94 e che affidava all'ISPRA il supporto tecnico scientifico agli organi preposti per la valutazione e la prevenzione dei rischi incidenti rilevanti connessi alle attività produttive. Dopodiché con il decreto 334, l'articolo 15, i compiti che comunque rimanevano in capo al Ministero, ma avvalendosi appunto dell'ALPA e dell'ISPRA, l'inventario ha preso corpo e quindi da semplice foglio Excel praticamente si è passati a quello che era un applicativo costruito con delle macro in Access, dove sempre i dati che venivano inviati in formato cartaceo, raccomandata con ricevuta di ritorno, venivano inseriti manualmente all'interno di questo applicativo e controllati e validati congiuntamente in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. Operazione abbastanza onerosa che comunque non permetteva chiaramente un aggiornamento in tempo reale delle informazioni, ma chiaramente questo presupponeva una serie di ritardi in quella che era la conoscenza dello stato di fatto relativo alle aziende a rischio incidente rilevante notificate sul territorio nazionale. Dopodiché, con l'uscita del recente, appunto l'anno scorso, del decreto 105, c'è stata appunto una ulteriore evoluzione e quindi finalmente si è passati a predisporre un applicativo che recepisse queste informazioni direttamente inviate dai gestori e quindi con un aggiornamento in effetti in tempo reale delle stesse informazioni che venivano inviate dai gestori stessi. Naturalmente sempre nell'articolazione del 105, naturalmente oltre alla predisposizione di questo servizio per i gestori si è dovuto parallelamente anche soddisfare quello che era la necessità di condividere queste informazioni e rendere fruibili attraverso l'inventario da parte degli enti destinatari della notifica e soprattutto anche da parte del pubblico. E quindi conseguentemente tutti questi riferimenti normativi sono stati tradotti chiaramente in strumenti che consentissero in un certo senso di fare queste operazioni velocemente in tempo reale. Ed è proprio appunto nell'articolato del decreto 105, nell'articolo 13, dove in pratica nascono questi applicativi, perché in pratica il comma 5 prevede che la notifica sia trasmessa dai gestori ai destinatari utilizzando i servizi di strumenti di invio telematico. E le informazioni devono essere rese disponibili tramite questo inventario agli organi tecnici e all'amministrazione incaricate dei controlli negli stabilimenti. Quindi è da questo articolo che praticamente nasce l'esigenza di andare a implementare questi due applicativi che poi vi faremo vedere nel dettaglio successivamente, vi illustreranno nel dettaglio i colleghi. Naturalmente un'altra novità è che queste attività
ovviamente di inserimento online da parte dei gestori devono essere sottoposte a un processo di verifica delle congruità delle informazioni, e questa è un'operazione che chiaramente anche in questo caso viene incapsulata all'interno dell'articolo 13, sempre ma nel comma 9, dove in pratica noi, per assolvere a quelli che sono i compiti da parte del Ministero di comunicazione dei dati al sistema SPIRS, che è il sistema predisposto dalla Comunità Europea per la raccolta delle informazioni dei Paesi membri sulle attività a rischio incidente rilevante, quindi per assolvere a questo compito chiaramente c'è un grande lavoro da parte dell'ISPRA, e questo lavoro chiaramente viene fatto, viene tariffato con oneri a carico dei gestori. Quindi dopo questo breve, come si dice, riepilogo, questo inquadramento normativo, un po' una breve storia di quella che è stata l'evoluzione dell'inventario, già è stato detto dai relatori precedenti, dal 95 in pratica che viene eseguita questa attività di raccolta con strumenti abbastanza rudimentali, ovviamente riferiti a quella che erano le possibilità dell'epoca per la raccolta delle informazioni. Quindi si è partiti nel 95 con operazioni di data entry all'interno di fogli Excel e successivamente poi su delle applicazioni macro sviluppate in Access. Dal 2005 si è riusciti finalmente a implementare un applicativo web che consentisse perlomeno a, diciamo, ai tecnici del Ministero e ai tecnici dell'ISPRA l'inserimento delle informazioni che via via venivano inviate dai gestori. E comunque una consultazione più veloce utilizzando i classici strumenti di consultazione web delle informazioni associate a ciascun stabilimento. Ovviamente poi nel tempo questo applicativo è stato ulteriormente sviluppato, sono state sviluppate una serie di strumenti, funzioni di consultazione che potessero in un certo qual modo soddisfare quello che erano le esigenze innanzitutto di reporting da parte dell'ISPRA degli indicatori sui rischi industriali, ma anche quello di pubblicare questi report sul sito del Ministero dell'Ambiente per soddisfare appunto anche l'informazione alla popolazione su quella che era principalmente l'anagrafica e lo status, la distribuzione di questi stabilimenti sul territorio nazionale. Ovviamente un grande stimolo c'è stato quando è iniziata la predisposizione sono iniziati gli incontri tecnici per la definizione appunto del decreto di ricepimento della Seveso 3, e già da lì in pratica si era pensato di dare ai gestori appunto la possibilità di inserire queste informazioni online. Questo perché la grossa difficoltà che noi avevamo era appunto quella di tradurre informazioni in formato cartaceo in informazioni invece organizzate e poterle inserire facilmente all'interno di un database. E quindi in pratica dal 2013 al 2015, quando in un certo senso la predisposizione dell'inventario è passata quasi completamente ad ISPRA, si è passati da un inserimento delle informazioni all'interno dell'inventario che poteva essere comunque coadiuvato da quelle che erano interlocuzioni dirette con i gestori stessi, in modo tale da rendere sempre più chiara e fruibile l'informazione, che però comunque al di là di questo era ristretta sempre ai funzionari, che le amministrazioni, quindi noi ISPRA e il Ministero dell'Ambiente in un certo senso cercavano appunto di ottenere attraverso la consultazione di questi strumenti. Noi nel 2013, dal 2013 al 2015, da quando in pratica la gestione è stata affidata interamente ad ISPRA, abbiamo in pratica caricato all'interno dell'inventario circa 4.000 documenti, in quanto non sono chiaramente solamente informazioni relative alle notifiche inviate dai gestori, ma c'è tutto un flusso di informazioni proveniente dai CTR, dalle prefetture, dalle agenzie regionali che comunque vengono gestite
gestite all'interno dell'inventario stesso. Quindi l'inventario si è trasformato da quello che era semplice strumento di organizzazione dei dati contenuti nelle notifiche, ma a vero e proprio strumento di gestione documentale di tutte le informazioni che gravitano intorno allo stabilimento e poi chiaramente a tutti quanti i 1100 circa stabilimenti distribuiti sul territorio nazionale. Grande lavoro è stato fatto di interlocuzione con i gestori, ma soprattutto nel caso in cui l'interlocuzione con il gestore stesso non fosse stata possibile, chiaramente si è dovuto istruire un po' la pratica andando ad analizzare i contenuti delle notifiche e poi a comunicare a gestori stessi quelle che erano le non conformità rilevate all'interno della notifica. Naturalmente questo cosa ha comportato? In tempi rapidissimi, vale a dire da quando in pratica è entrato in vigore il nuovo decreto, perché devo dire la verità, ancora non era in un certo senso sicuro quale fosse l'indirizzo che dovesse essere dato alla gestione di questi dati inviati dai gestori, si è passati quindi alla immediata implementazione fisica del database delle notifiche. Questo perché non appena c'è stato l'ok da parte, appena c'è stato il recepimento da parte del decreto, tutte quelle che erano le informazioni contenute nell'allegato 5 sono diventate poi praticamente le specifiche tecniche del nuovo database delle notifiche. E quindi di conseguenza è dovuto in questo breve, io posso dire, lasso di tempo, si è dovuto riprogettare completamente attraverso il modello concettuale dato dall'allegato 5 il database delle notifiche per dare in modo di recepire queste informazioni. Naturalmente c'è stato anche l'adeguamento dell'inventario stesso per recepire quelle che erano le novità del decreto, soprattutto per quanto attiene le informazioni relative alle sostanze, in quanto i due allegati poi erano stati completamente in un certo senso stravolti. E l'altro aspetto importante poi, oltre alla progettazione del database, c'è stato lo sviluppo proprio fisico degli applicativi gestionali del database delle notifiche. C'è stato lo sviluppo del front-end lato gestore, quello che adesso vi faremo vedere più in dettaglio, in diretta, e c'è stato tutto lo sviluppo invece dell'applicativo di amministrazione di queste informazioni, quindi in pratica tutto il back-end lato administrator per il controllo dei dati che mano a mano i gestori stanno inviando a partire dal 15 aprile attraverso il Seveso 3.0. Parallelamente, contestualmente, è stato sviluppato anche l'applicativo per la condivisione dei dati dell'inventario e soprattutto per dar modo permettere la consultazione di queste informazioni su tre profili utente, ovviamente un profilo di administrator, ma soprattutto il profilo dedicato alla consultazione, alla condivisione di questi dati con gli enti destinatari della notifica, ed è quello che appunto vi illustrerò i colleghi, il Seveso Query. E poi ovviamente all'interno l'altro profilo cerca un po' di rispondere a quelle che sono le esigenze di informazione della popolazione, in quanto è un profilo dove in pratica vengono riepilogate le informazioni relative alla distribuzione delle attività a rischio incidente rilevante in Italia sulla scorta di quelle che erano le informazioni pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente. Chiaramente in questo caso però, dal momento che i dati vengono aggiornati in tempo reale da parte dei gestori, si è praticamente ridotto, a parte questa fase transitoria in cui dobbiamo gestire sia l'invio tramite posta elettronica certificata sia attraverso il sistema Seveso 3 delle informazioni e delle notifiche, praticamente si ridurrà questo lasso di tempo e quindi si avrà la possibilità di avere i dati praticamente in tempo reale. Quali sono le attività poi che sono state condotte sempre parallelamente allo sviluppo degli applicativi e all'organizzazione dei nuovi database? È stata ovviamente effettuata
quella che era un'organizzazione sistematica delle notifiche che mano a mano giungevano via posta elettronica certificata ai sensi del 105. Ovviamente questo che cosa presuppone? Presuppone una verifica dei contenuti proprio in ragione del compito di ISPRA di verificare queste informazioni per poi poterle reindirizzare alla comunità europea. C'è stata ovviamente poi tutta un'attività di istruttoria e di preparazione delle comunicazioni ai gestori stessi per appunto comunicare quelle che erano le non conformità che sono state riscontrate all'interno delle notifiche, che per quanto facilitati dalla progettazione, dalla costruzione di un modulo standard, comunque in molti casi si sono verificate appunto delle incongruità, soprattutto per quanto attiene l'inserimento delle sostanze all'interno delle parti 1 e 2 dell'allegato 1. Parallelamente è stato poi aggiornato il nostro sito internet, che era un sito fondamentalmente finalizzato a dare semplicemente delle informazioni sulle attività a rischio incidente rilevante. È stato completamente rivisitato ed è stato in pratica trasformato in un vero strumento per la comunicazione e per la condivisione di documenti relativi al recepimento della nuova Seveso e soprattutto anche per effettuare il download del modulo di notifiche e quindi facilitare l'inserimento e l'invio poi delle informazioni contenute nel modulo via PEC secondo uno standard predefinito. La grossa difficoltà e la grossa novità sicuramente è stata quella di di avere finalmente a disposizione uno standard che permettesse di ricevere le informazioni relative ai stabilimenti da parte dei gestori tutte nello stesso modo, perché chiaramente negli anni passati la grande difficoltà era quella di interpretare un po' le informazioni contenute all'interno delle notifiche, perché noi avevamo delle notifiche che potevano essere molto scarne, quindi con le informazioni di base, la famosa scheda di informazione alla popolazione, ai cittadini e ai lavoratori, e altre notifiche che riportavano verifiche di assoggettabilità, note che potevano raggiungere anche 300 pagine di contenuti. E per noi quindi era molto molto estremamente difficoltoso poi andare su ciascuno di questi documenti a estrarre le informazioni da inserire all'interno del database. Quindi sicuramente uno strumento che ci facilita tantissimo nell'organizzazione di queste informazioni è stata la progettazione di un modulo unico, e abbiamo eliminato questa dicotomia tra notifica e scheda di allegato 5, che era diventata, lasciatemelo dire, un inferno, perché spesso i gestori inviavano solo una notifica, poi inviavano la scheda di allegato 5. Abbiamo finalmente unificato queste informazioni e rese disponibile in un unico standard. Un'altra attività che è stata notevolmente che ha richiesto del tempo e quindi è stata sviluppata sempre contestualmente alle altre attività che vi ho citato adesso è stata quella della predisposizione delle guide tecniche, sia per quanto attiene la compilazione del modulo, ma sia anche per quanto attiene tutte le fasi di accreditamento ed inserimento dati all'interno del sistema Seveso 3 online. Altra attività onerosa, potrei dire, è quello del caricamento delle informazioni delle notifiche pervenute via PEC sull'applicativo online. Questo diciamo che è un vero e proprio servizio che sta facendo l'ISPRA per dare la possibilità a coloro che già hanno inviato via PEC queste informazioni ritrovarsele già caricate sul sistema, previo poi comunicazione delle quelle che sono le credenziali di accesso ai gestori per l'accreditamento all'interno del sistema stesso.
Un'altra attività onerosa è stata quella della verifica del controllo di quelli che sono stati gli estremi di versamento della tariffa, perché si sono ovviamente riscontrati dei problemi relativi al fatto che alcuni gestori hanno male interpretato il discorso relativo alla riduzione del 20%, ma sulla tariffa da applicare alle verifiche ispettive, non sulla tariffa da versare alle, ai sensi appunto del comma 9, quindi al sensi appunto del versamento della tariffa per la notifica, e quindi conseguentemente si sono verificate delle incongruità che cosa hanno prodotto? Hanno prodotto la necessità di comunicare ai gestori che hanno fatto versamenti errati di versare le integrazioni. Prego. Mi dispiace disturbare questo momento tecnico con una considerazione di carattere, diciamo così, economico-finanziario. Vorrei, approfittando appunto di questo seminario aperto ai gestori, ricordare che il mancato versamento della tariffa o diciamo un versamento inferiore a quella che è la tariffa stabilita configura un non perfezionamento della notifica e quindi conseguentemente l'omessa notifica. Questo secondo indicazione per ora è più informale che ci ha dato il Ministero, però ovviamente poi noi dovremo essere conseguenti, quindi un buon intendito in poche parole. Sì, questo è un lavoro abbastanza certosino che viene fatto, perché fortunatamente, come già aveva accennato il dottor Lopresti, a breve dovrà essere messo in produzione il nuovo sistema di pagamento per la pubblica amministrazione presso il Ministero dell'Ambiente, quindi noi a breve speriamo di avere uno strumento che ci faciliti molto il controllo dei versamenti effettuati dal gestore. Altro aspetto oneroso, quindi vi sto un po' facendo quella che è una panoramica delle nostre attività che vi dico sono partite in pratica da settembre. Altro aspetto oneroso è quello, appunto, vi dicevo, dell'inserimento all'interno del sistema delle notifiche via PEC, e anche quello è un'attività che mano a mano si sta svolgendo, mano a mano che arrivano le notifiche in formato cartaceo, e che anche quella, diciamo, produrrà un po' uno slittamento dei tempi per la messa a disposizione delle informazioni contenute all'interno del modulo. Adesso, prima di concludere, un po' di numeri per vedere un po' quello che è lo stato delle notifiche che fino adesso sono pervenute all'ISPRA, e che stanno chiaramente in questo momento, vista la imminente scadenza del 31 maggio, aumentando in via esponenziale. Diciamo dei dati non proprio confortanti, in quanto, come potete vedere, noi fondamentalmente abbiamo ricevuto via PEC, adesso vi sto fornendo un confronto tra quelli che sono i dati inviati dai gestori via PEC e quelli che sono i dati che noi registriamo giornalmente sul sistema attraverso il gestionale lato amministratore. Noi al momento abbiamo ricevuto 150 notifiche, circa 106 notifiche sono state validate e caricate sull'inventario. Parliamo di 41 stabilimenti di soglia superiore, 37 stabilimenti di soglia inferiori e 28 stabilimenti che si sono diciamo denotificati oppure hanno inviato delle comunicazioni che non erano più in Seveso. Queste sono informazioni che sono state caricate sull'inventario. E circa 44 notifiche invece sono ancora sotto il processo di validazione, perché comunque il processo di valutazione è un processo abbastanza oneroso in termini di tempo, e quindi è ancora in fase di validazione, e dopodiché verranno caricate sull'inventario. Quindi stiamo parlando di 150 notifiche pervenute. Per quanto attiene invece i dati che noi controlliamo giornalmente sull'applicativo, quindi a partire dal 15 aprile, da quando l'applicativo è stato messo in produzione, parliamo di circa 200 gestori registrati.
e che, tenuto conto che ci sono diversi gestori che hanno anche più stabilimenti, parliamo di un core set, chiamiamolo così, di circa 241 stabilimenti, tra virgolette, accreditati. Naturalmente anche attraverso l'applicativo abbiamo visto che circa 150 gestori sono stati abilitati all'invio delle notifiche, quindi hanno completato la fase di invio della richiesta di abilitazione e l'abilitazione è stata fornita regolarmente. Ci sono una quindicina di richieste di abilitazione non portate a termine in quanto ci sono degli errori di caricamento della documentazione che il gestore deve predisporre e di cui deve fare l'upload sull'inventario per garantire l'identificazione del gestore stesso, quindi sto parlando della carta d'identità e della visura camerale firmati digitalmente. Ci sono stati degli errori nell'inserimento di questi dati e quindi 15 gestori per ovvi motivi di sicurezza ancora non sono stati abilitati. Ci sono circa 35 richieste di abilitazione da inviare, quindi ci sono dei gestori che hanno completato solamente la fase di registrazione preliminare ma ancora a tutt'oggi non hanno inviato la richiesta di abilitazione. Il dato, quello un po' come si dice, un po' che dà un po' di sconforto, è il fatto che da un controllo si è verificato che ci sono circa 90 notifiche attive, cioè vale a dire in pratica ci sono circa 90 stabilimenti per i quali i gestori stanno inserendo i dati. E ci sono circa 19, una ventina quindi, di notifiche che sono arrivate tramite sistema. Quindi parliamo di un totale, almeno adesso, di 109 notifiche che in un certo senso potenzialmente potrebbero arrivare attraverso il sistema. E questo chiaramente, se confrontato con il dato nazionale rilevato al 31 maggio del 2015, quando in pratica l'inventario è stato congelato perché appunto dal 1 giugno era scattata la nuova norma, vediamo che in pratica potenzialmente noi abbiamo a che fare con 150 notifiche inviate via PEC, 109 notifiche che dovrebbero, spero, arrivare attraverso il sistema entro il 31 maggio, una stima basata appunto sui dati che vi avevo letto poc'anzi potrebbe portare a pensare che magari entro il 31, tenuto conto delle registrazioni che ci sono state, delle abilitazioni che sono state fornite, potremmo ricevere circa 241 notifiche, possiamo parlare di circa 400 notifiche potenzialmente giunte da aggiungere appunto all'istituto. 400 notifiche che chiaramente, se confrontate con i 1100 stabilimenti che erano in Seveso dal 31 maggio, questo ci fa pensare che se le previsioni sono ottimistiche, magari in una settimana ne arriveranno altre 150, io penso da una stima dovremmo circa avere un 50% di notifiche su, chiamiamolo così, un parco di circa 1100 stabilimenti, che chiaramente poi apre tutta una serie di criticità relative al fatto che comunque la norma prevede anche la sanzione in caso di ritardo nell'invio della notifica entro il 31 maggio. Scusatemi se mi intervengo di nuovo, è stato già detto stamattina, poco fa, dal dottor Lopresi, è stato ribadito dal collega Storri, la scadenza dell'invio delle notifiche è 31 maggio 2016. Che all'articolo 13 si fa riferimento a un anno dall'entrata in vigore della direttiva 2012-18, quindi dal 1 giugno 2015. So che in alcuni territori questo concetto non è proprio chiarissimo, ma io approfitto di tutte le occasioni per ricordarlo.
Sì, quindi in, riepilogando, in pratica rimarrebbero scoperti circa 500-600 stabilimenti se il trend rimanesse un po' questo che vi ho appena descritto. Brevemente, per introdurre la presentazione delle colleghe, diciamo che il sistema Seveso 3.0 è stato in un certo senso concepito per soddisfare queste esigenze che vedete in questa slide. Innanzitutto, ovviamente, è la compilazione online di tutte le sezioni della notifica, ma e soprattutto anche una verifica da parte del gestore delle sezioni compilate. E l'altro aspetto importante è la verifica automatica della soggettabilità ogni istante. Man mano che le sostanze vengono inserite, il gestore ha la contezza praticamente di essere assoggettato o meno alla normativa. L'altro aspetto è la riutilizzazione della notifica per i successivi aggiornamenti, quindi in pratica il gestore non ha necessità di ricompilare di nuovo la notifica ex novo, ma utilizza quella compilata precedentemente per poi effettuare gli aggiornamenti del caso. E poi si ha la possibilità, sempre per ciascun gestore, di tenere sotto controllo quello che è lo stato degli invii, delle notifiche che sono state inviate ai vari enti, per poter anche dare la possibilità al gestore stesso di fare un confronto con le informazioni inviate precedentemente. A breve termine ci sarà il collegamento molto semplice con l'applicativo Pago PA del Ministero dell'Ambiente, dove in pratica il gestore potrà eseguire il pagamento via bonifico o via carta di credito, ricevendo un identificativo, e tale identificativo verrà inserito all'interno dell'applicativo in modo tale da rendere praticamente immediato l'associazione tra la notifica inviata e il pagamento effettuato. Sul Seveso Query, praticamente quelli che sono i punti di forza è l'aggiornamento in real time delle informazioni che vengono via via archiviate all'interno del DB Notifiche, e di conseguenza la possibilità non più di avere dei periodi appunto di slittamento dovuti al caricamento di queste informazioni, fermo restando questa fase transitoria di caricamento dei dati, una consultazione sullo stato degli stabilimenti a livello nazionale, ma chiaramente su base anche regionale, provinciale e comunale. Parliamo dello status dell'aggiornamento, della classe dichiarata dal gestore, cosa che facilita notevolmente anche le amministrazioni per l'applicazione della tariffa, lo stato di ovviamente le informazioni relative ai piani di emergenza esterna, in nulla osta di fattibilità, e i dati relativi alle istruttorie, possibilità di effettuare query sulle sostanze dichiarate dal gestore all'interno dell'applicativo, e poi naturalmente da parte del pubblico, quindi questo è il profilo esposto al pubblico, di ottenere queste informazioni riepilogate per avere dati sempre in tempo reale relativi ai vari stabilimenti e non in un certo senso aggiornati come avveniva prima ogni 6 mesi a giugno e a dicembre. Infine, il servizio che attualmente sta ricevendo che è particolarmente stressato questo periodo, che è il servizio di Help Desk, che cerca in un certo senso di soddisfare quelle che sono le esigenze da parte dei gestori, sia nella compilazione del modulo sia nell'utilizzo dell'applicativo stesso. Naturalmente le tempistiche di risposta variano da quelle che sono immediata, real time, oppure si potrebbe avere uno shift di 2 o 3 giorni, ma chiaramente il messaggio è che questo periodo, essendosi moltiplicate le richieste di informazioni, il servizio è particolarmente stressato, e quindi di conseguenza potrebbero esserci chiaramente dei ritardi nella risposta che viene data. Però solitamente la risposta viene data nel giro di 48 ore. Al momento sono state evase circa 250 richieste di supporto, e chiaramente adesso questo periodo le richieste di supporto riguardano principalmente l'inserimento dei dati all'interno dei due applicativi.
Ok, io ho concluso, lascio la parola alle colleghe della direzione informatica che vi illustreranno nel dettaglio i due applicativi, partendo da quello che è il sistema appunto di comunicazione telematica delle notifiche, il Seveso 3.0. Grazie.